Il marito trascinava a fatica la sedia a rotelle della moglie sulla spiaggia di Licciola, a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna. La foto e la storia è stata raccontata su Facebook dal giovane blogger cremonese Enrico Galletti ed è diventata virale. Ne hanno parlato tutti, a cominciare dal Corriere della Sera. La dedizione dell'uomo, 70 anni, che pur di raggiungere la spiaggia preferita dalla moglie, trascinava sotto il sole la carrozzina, adattata con un tubo da elettricista e un po' di spago, ha colpito. Il post ha ricevuto migliaia di commenti e condivisioni e ha smosso anche l'amministrazione comunale, che ha promesso per il prossimo anno una passerella per raggiungere la battigia. Intanto, grazie al clamore mediatico, è arrivata la carrozzina speciale, adatta alla sabbia, chiesta invano da almeno 2 anni, come ci conferma l'avvocato Mimma Aiello, già candidata sindaco a Crema, nipote della coppia. Con la zia è venuta l'idea di scrivere nuovamente al comune di Santa Teresa per sollecitare una nuova sedia, una sedia che lì non c'è mai stata, che è per poter agevolmente raggiungere la spiaggia e la battigia. Quindi Santa Teresa, il giorno dopo, il comune ci ha risposto dicendo che avevano presente il problema e probabilmente qualcosa avrebbero fatto, e apprendiamo adesso dal Corriere che invece hanno immediatamente dotato la spiaggia. Ma il comune in effetti non si era mai mosso, penso che fosse ormai già un paio d'anni fa, se non di più. E questo clamore mediatico invece è servito perché il comune insomma si attivasse, e direi pressoché immediatamente. La zia ringrazia sempre sia Enrico Galletti ma anche Martina Pennisi del Corriere, che ovviamente su questa vicenda hanno fatto un grande lavoro. Non fosse stato per Enrico, probabilmente la spiaggia della Licciola non l'avremmo mai più vista quest'anno. Invece adesso vogliamo andare insomma per vedere la sedia, per poterla utilizzare e insomma per ringraziare formalmente un po' tutti, ecco, compreso ovviamente il comune di Santa Teresa, che finalmente si è fatto carico di un grosso problema. La carrozzina deve essere spinta prima su un piano, poi su una strada dissestata e poi solo su sabbia. Per una persona che deve spingere, per quanto la zia sia leggera, è comunque una gran fatica. Enrico Galletti, 18 anni, cremonese, autore del post, ha notato la scena sulla spiaggia e prima di dare una mano all'anziano, con grande fiuto giornalistico, ha scattato la foto. L'ho fatto sicuramente per condividere questa bella scena. Non ho assolutamente grandi meriti in tutto ciò. Sicuramente mi fa piacere il risultato, perché è un risultato che non dovrebbe fermarsi a quella spiaggia, ma dovrebbe assolutamente diventare legge addirittura anche in tutte le altre spiagge, perché tutti abbiano la possibilità di immergersi in quel bellissimo mare che io adoro e che tutti hanno il diritto davvero di frequentare. Ecco, una vicenda questa che riscatta anche un po' i social, no? Social spesso veicolo di ingiurie e odio, in questo caso invece il social ha contribuito a una bella vicenda. C'è l'altra faccia della medaglia, nel senso che una volta pubblicata la storia, tanti utenti si sono messi a commentare, qualcuno dicendo, dubitando che la storia fosse tutta inventata, qualcuno scrivendo che quella comunque era un'offesa nei confronti dei diversamente abili. Ovviamente la condizione sine qua non dei social è accettare il parere di tutti. Sicuramente i social in questo caso si sono rivelati uno strumento utilissimo e anche davvero inaspettato. Ecco. Certo, ma alla fine poi la coppia ti ha ringraziato? Sì, la coppia. Io nella fretta non ho chiesto il contatto alla coppia, non ho chiesto nemmeno come si chiamassero di cognome. E per fortuna, dopo averli cercati nei giorni successivi alla pubblicazione, quando già il post diventava virale, mi hanno contattato loro, mi ha contattato la nipote, siamo riusciti a metterci in contatto, mi hanno anche offerto un caffè a casa loro. La signora si è detta commossa sia per i risultati, sia per la storia, per come è stata raccontata e per l'entusiasmo di chi l'ha condivisa. Tra l'altro in molti hanno cercato questa coppia di anziani e hanno addirittura offerto loro delle vacanze spesate, hanno proprio dei gesti di riconoscenza. Una vicenda questa che rafforza ancora di più in te la volontà di fare il giornalista? Sì, è vero, è vero, in questi giorni sono veramente felice e a tratti stupito. Ho scritto il mio primo articolo per il Corriere della Sera con Martina Pennisi, che è una bravissima giornalista del Corriere, e sono davvero felice, ecco, un'opportunità stupenda per quello che voglio fare, per quello che da sempre voglio fare, perché è proprio la mia passione.